Buonasera ragazzi, vi faccio questo videozzo in preda alla piena esaltazione da riff. Dovete capire che il giro d'accordi, il giro armonico si esalta, la melodia anche esalta, l'assolo esalta sicuramente, soprattutto se siete degli esaltati come me. Ma la cosa che può esaltare più di tutto è il riff, perché è ripetitivo, è martellante, batte, pa, pa. Il riff è la cosa più esaltante che ci sia. Vi faccio vedere un paio di riff dark country, southern, gothic, western rock. Questo genere dark country, chiamiamolo. Questo southern gothic. Quindi questo genere gotico americano. Quindi è un country. La musica tipica degli Stati Uniti, ma dark, quindi tonalità minori e iconografia dark americana, quindi quegli scheletri, quei cowboy scheletro a cavallo oppure sull'Harley, tipicamente la pistola è la Colt, e quell'iconografia molto affascinante, appunto, quindi southwestern, quindi sud degli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti hanno questa cultura dark, anche romantica, romanticismo inteso come corrente culturale, eh? Quindi questo fascino per la notte, questi cavalieri misteriosi, questa iconografia che ritrovo anche qua, vedete? Questo stemma dei Guns N' Roses con le due Colt, questo è dark, dark country. Vedete anche qua questo, guardate, vedete? Le due Colt, il sangue, ma anche la stessa croce dei Guns. Che cos'è che porta a fare questa croce dei Guns con i teschi? Questa cultura gotica statunitense. Quindi oggi a pranzo ho messo un po' di musica, il dark country, uno dei miei generi preferiti. E quindi metto queste playlist Dark Country, Best Dark Country 2022 era, mi pare. E mi escono fuori i primi due pezzoni con questi riff da paura. E quindi vi spiego questi riff e magari cogliamo l'occasione anche per vedere alcuni elementi tipici del Southern Gothic Dark Country. Il primo. Questo qua che io ho sentito un banjo suonare, ora poi ve lo faccio sentire anche sul banjo, perché io possiedo un banjo, purtroppo ho poco tempo per studiarlo, ho poco tempo per studiare in generale, quindi devo cercare sempre di ritagliarmi tempo per studiare. Il banjo in particolare ho veramente poco tempo perché do la priorità alla chitarra, che è il mio strumento principale. Avevo avviato anche una rubrica banjo disagio, ma vabbè, poi la porterò avanti. Oggi ve lo faccio sentire anche col banjo perché la goduria di prendere il proprio banjo per suonare un riff, che sarebbe quello che vi ho suonato sulla chitarra. È impagabile, ragazzi, è impagabile. In questo caso ve lo spiego dopo il banjo. L'ho accordato in sol minore perché il banjo è open G, accordato in sol. Siccome è dark country, avevo bisogno di tonalità minori. Quindi, primo elemento da vedere per fare dark country è l'accordo minore. Partiamo dalla tonalità minore. Quindi, in questo caso siamo in sol minore, che ci porta già con l'introduzione che vi ho fatto e facendovi sentire l'accordo minore, ecco che entriamo subito nell'atmosfera della mezzanotte, di alcolizzati, di cavalieri scheletri, cavalieri fantasma, cowboy fantasma. Quindi sol minore. Tipicamente,
Gli accordi che vengono utilizzati sono quindi l'uno minore, quindi siamo in sol, il sol minore. Ma questa tonalità minore tipicamente è una tonalità dorica, quindi è un sol dorico. La scala minore, ragioniamo un attimo in la minore. Allora, scale minori, che la minore è più facile, non abbiamo alterazioni, così capiamo bene. Quindi la minore. Così vi faccio capire quali accordi utilizzare. La scala minore, abbiamo tre tipi di scale minori. La scala minore naturale, quindi la, si, do, re, mi, fa, sol, la, quindi senza nessuna alterazione, la scala di do, ma partendo da la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Poi avremo la scala minore armonica, che è al settimo grado, quindi il sol alzato di un semitono. Quindi sol diesis, quindi sarà la, si, do, re, mi, fa, sol diesis e la. E questa è la scala minore armonica, anche a ritorno è uguale. E poi avremo il terzo tipo di scala minore, che è la scala minore melodica, dove avremo quindi il sesto e il settimo alzati all'andata, quindi la, si, do, re, mi, fa diesis, sol diesis, la. E a ritorno invece sono entrambi naturali, quindi la, sol naturale, fa naturale, mi, re, do, si, la. Scusate. Quindi scala minore naturale senza nessuna alterazione. Scala minore armonica col settimo alzato, sia andata che ritorno. Scala minore melodica, sesto e settimo alzati all'andata, naturali al ritorno. Questi sono i nostri tre tipi di scala minore. Utilizzeremo minore naturale, ma diventa dorico, cioè il sesto grado diventa alzato. Questo fa diesis. La, si, do, re, mi, fa, diesis, sol, naturale, la. La, sol, fa, diesis, mi, re, do, si, la. Questa è la scala dorica. Questo è la dorico. È una tonalità minore, ma con il sesto grado alzato. Ok? Questo che cosa comporta? Che all'interno del nostro giro armonico, quando andremo a fare l'accordo di quarto grado, quindi il re, la, si, do, re, che normalmente, armonizzando la scala minore, è un re minore, col fa naturale, perché se la scala minore naturale è la, si, do, re, mi, fa naturale, sol, la, nel re minore avremo il fa naturale. Se invece è la dorico, questo re, questo quarto grado, diventa un re maggiore. Grado è maggiore, ma l'altro accordo importantissimo tipicamente utilizzato è il settimo grado, sempre dalla scala minore naturale, il sol. Quindi il nostro giro dark country tipicamente sarà uno minore, ora faccio così il sol perché ho la sesta in re, quindi uno, e quarto, che però abbiamo visto che essendo dorico è un re maggiore, quindi quarto maggiore, uno minore, settimo, quarto maggiore e uno. Base del Southern Gothic. Quindi noi cosa faremo? Nel nostro giro in sol minore il giro armonico di questo riff sarà sol minore, sol
minore, poi vado al settimo, quindi fa. Poi ho fatto il Do, che invece che essere Do minore, se ragioniamo in Sol minore, è un Do maggiore, quindi quarto grado maggiore. Scusate. Quindi abbiamo capito l'armonia da utilizzare. Il riff, che si ripete sopra tutti gli accordi. Questo si farà sia su Sol minore. Su Fa. Su Do. Questo qua. Quali note utilizzare per fare i riff di nuovo tipicamente? Questo siamo in Sol minore, facciamo il settimo, quindi il Fa, quindi faremo Fa Sol su quarta corda, Sol a vuoto terza, il quinto grado è fondamentale, andiamo a creare questo power chord di nuovo, il power chord è fondamentale. Spesso non è palesato l'accordo minore subito, questa terza non è palesata subito, ma nel riff esce fuori, ma la base è il power chord, perché il power chord è ancora più cattivo, è ancora più fermo. Se vi faccio questo, è più cattivo che questo. La terza minore nell'accordo lo rende già più di pathos. Quindi Fa Sol, Sol a vuoto, Re. Facciamo Fa Sol, Sol, Re, Sol, Sol, utilizzando le corde a vuoto. Andiamo alla terza minore, si bemolle, quindi Fa Sol, Sol, Re, Fa Sol, terza minore, si bemolle, e torniamo alla tonica, poi Re, quinta, settima e prima. I gradi quindi sono tonica, quinta, la settima e la terza minore. Spero più veloce, mi pareva che fosse. Questo sugli accordi di Sol. Sol power, Fa, Do, quindi un Sol dorico, che è un Sol minore col sesto grado alzato, quindi quando farete l'accordo di quarto grado, cioè Sol, La, Si, Do, l'accordo che nasce sul quarto grado, quindi il Do, invece che essere minore come nella normale scala minore, sarà maggiore. Chiaro? Questo riff fatto col banjo. Abbiamo detto, il banjo è Open G, quindi l'accordatura del banjo è il cordino, è un Sol, è un'accordatura aperta di Sol, Re, Sol, Si naturale, ma l'ho tirato giù a Si bemolle e Re, quindi ho un accordo di Sol minore, un banjo dark, e poi faccio la stessa cosa, Fa Sol, il Re ce l'ho vuoto,
Sol, Sol, Re, Sol, Sol. E il Si bemolle c'è un vuoto. Questo suono qua. Un po' più metallico, se si potesse ottenere attraverso i plettri da dita, ma anche con le unghie. O col glissato. Però suono migliore me lo ottengo col plettro, che è più metallico. Se no di unghia, perché di polpa. E quindi gli accordi sono Sol minore, Fa, che in questo caso sarà fatto in questo modo qui sul banjo, Do, Do. Bisogna rimparare il gadget del banjo, ok? Chiaro? Il Si bemolle potrei prendere anche qua per farlo più blues, ma mi piace di più prenderlo aperto. Riff, quindi potentissimo, che vi martella. L'altro riff che vi faccio vedere, quindi la godura del banjo, ragazzi. L'altro riff che vi faccio vedere è in Re minore. Quindi di nuovo. Ragioniamo sugli accordi. Avremo quindi di nuovo il nostro Re minore che diventa un Re dorico. Quindi il quarto grado, Re, Mi, Fa, Sol, che dovrebbe essere un Sol minore, diventa un Sol maggiore. E poi accordo di terzo grado, cioè Re, Mi, Fa, un altro accordo che inseriamo. Quindi abbiamo detto accordo minore dell'1, tonica minore, il 7 funziona molto bene, in questo caso Do, quarto col dorico, quindi quarto maggiore. Un altro accordo che possiamo inserire è il terzo, cioè relativo maggiore, quindi in Re diventa Fa, quarto, terzo, primo. È proprio il caso di questa riga. La chitarra con la sesta in Re, ci costruiamo questo power chord di Re, di nuovo come prima, Re, La, Re, La, e lavoreremo su tonica, terza minore, blues, tonica di nuovo all'acuto, terza minore all'acuto. Thank you.
questo addirittura ancora più semplice, ancora più scarno, ancora più ossuto. Quindi abbiamo solo tonica e terza. E tonica e terza. Infarcito. Con un power chord. Scusate. Poi, quarto grado maggiore, dorico. Terzo. Maggiore. Sentite che però anche il settimo, in questo caso il do, ci starebbe anche nel riff. Sentite, questo è il settimo, il do. Originale in realtà quarto, terzo, spesso e volentieri ci sono delle chitarre acustiche, il banjo come avete sentito, le chitarre slide sono utilizzatissime, la chitarra per eccellenza Southern Rock è la Les Paul. Quindi mi viene in mente di nuovo la Les Paul come iconografia. E gli elementi quindi sono accordi minori, l'uno minore, la tonica minore, dorico, quindi col quarto grado che dovrebbe essere minore ma diventa maggiore. L'altro accordo è o il settimo o il terzo. Le note per il riff abbiamo detto tonica, quinta, terza minore, blues, tirata un po' blues sempre. La settima, quindi tonica, quinta, terza minore e settima. Questi sono gli elementi. Ossuto, deve essere una colt, devono essere dei riff che puzzano di ferro, di colt. Questi sono gli elementi che volevo passarvi stasera e passarvi anche un po' dalla mia esaltazione. Riesco ancora, dopo 30 anni, anche di più, 32 che ho la chitarra in mano, esaltarmi per dei riff fatti con quattro note, perché ho le immagini in testa, capito? Ho le immagini in testa. Questo è fondamentale, ragazzi. Se smettete di essere esaltati per qualcosa, lasciate perdere, fate dell'altro. Fate dell'altro, fate qualcosa che vi dia felicità e voglia di godere di questa cosa qua che fate, capito? Ecco, della musica, in questo caso. Io, ragazzi, quando sento... Basta, io sono già a posto così. Va bene? Sayonara, alla prossima. Ciao, ciao.